Benvenuti, benvenuti tutti! Ciao a tutti quanti, amici cari telespettatori, amici miei, come va? Spero tutto bene, spero che vi stiate divertendo. Dovevo fare un ruttino, spero che non si sia sentito. Se si è sentito, non succede niente. Oggi, come sempre, si va a giocare a Hollow Knight. Io vi ho detto, mi devo ricordare una cosa, ma non me lo ricordo. Siamo a 8 ore e 49. E continuiamo a fare schifo in tutti i modi. Hollow Knight però ci riserva delle sorprese. Non mi ricordo quello che cazzo dovevo fare, però va bene, non fa niente. Voi ve lo ricordate quello che dovevo fare? Io no, orco, io assolutamente non me lo ricordo. Ah! Qua per esempio che cazzo c'era? Ah, sì. L'avevo già visto. Ehi, ehi! Non cominciamo così, eh? Subito male. Io non mi ricordo, c'era qualcosa che dovevo fare. Per forza, non mi ricordo cosa. Ma porco due! Non mi rimetto a sedere, va, è meglio. Se no qui stiamo messi male. Dove dovevo andare? Bene. Li prendo io. Mamma mia, quanto sono più forte! Ma che scherziamo? Con questa potenza superiore. Ah, sai che potevo fare forse adesso? Non lo so però, eh. È solo una supposizione. Porco due. Ah, vedi sti stronzi. Solo una supposizione. Forse potevo andare su. Da qualche parte. Che appa questa. Io non mi ricordo proprio quello che dovevo fare. Come si permette questo? Assolutamente proprio non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo. Morto, morto. Ma tu guarda. Un altro. Si impara, sto stronzo. No, qua ci sono già andato. Qua, vero? Boh, vabbè. Ce lo ricorderemo prima o poi quello che succede. No, no! Porco due, Diego. Ma tu qua? Boia, che potenza. Ma che cos'è questa potenza? Io mi ricordo che potevo fare qualcosa, ma non mi ricordo cosa. Cioè, mi ricordo e dico adesso io faccio qualcosa. Vabbè, andiamo un po' in giro, vediamo qualcosa si troverà. Chiappa questa, chiappa. Tipo là che c'è? Ah, vedi là sotto se può fare qualcosa. Vediamo là sotto. Forse se può trovare qualcosa qua. Let's go. Andiamo, che è una meraviglia quest'oggi.
Qua si potrà fare qualcosa, secondo voi? Per esempio, che cazzo ci siamo andati a fare? Ah, c'è questo, vedi? Bene, bene. Si cade. Bene, bene. Andiamo dritti alla meta e conquista la preda. Vediamo. Vediamo cosa ci sarà da fare. Qualcosa ci sarà da fare prima. E si passa. Bene, bene. Qualcosa abbiamo trovato, forse, forse, non si sa. Bisogna vedere. Porca puttana, questo che odio. Scoppia un'altra volta. Mi sa che facciamo? Ci abbiamo questi due e se ne andiamo. Allora, qua che c'è invece? Qua si va verso l'alto. Ma io voglio vedere qua sotto quello che c'era. Perché adesso io ci posso passare qua e non, che non ci potevo passare. Vedi che qua ci posso passare? Tutta un'altra cosa. Guarda un po' qui. Oh. Dio, sei proprio un coglione. E voilà. E dico solo e voilà, e voilà. Porco due. Oh, ma perché oggi non ce la faccio? Sei d'aeroporto su queste cose? Mo' ho perso anche questa skill. Bene. Let's go! Let's go! Ci siamo! Ci siamo! Let's go! Grandi! Grandi così! Qui si è chiuso tutto, quindi secondo me... Attenzione! Guarda un po' che ho trovato! Anche dura è stata questa, eh! Ma tu guarda. Bene. Mamma mia, ma che potenza sono. Io la vedo brutta qui, ve lo dico. Guarda, chi lo dico che non c'è nessuno? Ecco, lo sapevo io. Adesso to chiappa questa. Fungospora. Grande fungospora. Così devo. Porca puttana. Bene, bene. E che ci faccio con sto fungospora adesso? Vediamo. Vediamo. Forse un... vedi. Composti materia fungino vivente. Libera delle spore quando viene in contatto con le anime. Concentrando le anime emette una nube di spore che danneggia le vitamine. Non male, ma preferisco lo scudo. Bene. Esatto, bravo Diego. E si muore la prima volta. Bene.
Mappa aggiornata, mappa aggiornata sta cippa di cazzo, mappa aggiornata. Adesso qui tocca passare tutto all'indietro, via. Aiuto. Vedete qui, va. Adesso me la posso saldare tutta così. Vediamo un po'. Questo qua. Col cazzo. Però quasi tutto. E non mi rompe tanto. No! Bene, bene. Bene così. Dove stiamo? Ah, si può andare anche di qua sta botta. Io. Vedete qua. E niente. Ah. Toh, e vai, grande Diego. Ah, aiuto. Bene, un altro morto. Bene, così. Eccolo! Ciao, ciao Simone, come va? Spero tutto bene. Spero che ti vada tutto bene. Io tutto a posto, non mi ricordo assolutamente quello che dovevo fare, però mi ricordo che ero arrivato a un punto e dico la prossima volta qualcosa posso fare. E invece poi mi sono completamente dimenticato. Però, e in più ho già perso una volta. Boom, boom. Però adesso sono straforte, guarda là. Bene, bene, te come va? Tutto bene io? Tutto a posto? Come è andato questo 25 d'aprile? Cosa hai fatto di bello? Cosa mi racconti? Raccontami, raccontami Simone. Cosa c'è stato di bello nella tua vita questo 25 aprile? Ah, posso andare anche qua, vedi? Quante cose. Ah no, qui già c'ero andato. Adesso posso andare, è vero, vedi che non me lo ricordavo io. Non me ne ricordo nemmeno uno. Qua posso andare, che cazzo. Vedi qua pure. La diarrea, principalmente quella. Beh, non male, non male. Io oggi sì, ho fatto un cacatozzo che tu nemmeno devi mai. Ah, qui però non potevo andare da nessun'altra parte, mi sa. Forse serve un super salto, serve qualcosa del genere. Aiuto, aiuto. Ho fatto un cacatozzo stile Leonardo da Vinci. Stile Museo di Galileo. Per capirci. Con l'unica differenza che questo cacatozzo ancora lo sento. Ancora è mio, in qualche modo. Non c'è credo. No, infatti. Infatti ho un po' cacato. Cioè, dicendo questa cosa ho cacato fuori alla tazza, non è vero. È impossibile stile Galileo. Lo sappiamo tutti che è impossibile. Che volevamo fare? Ma qui c'è sta una panchina, no? Che cazzo faccio? Ehi! Sto let's go come lo vedete? Vabbè, un po' esagerato, succede. Esatto. Infatti no. Cioè, come puoi ben capire, il Museo di Galileo è proprio
imbattibile in ogni luogo, in ogni lago. Con due. Vedi sto stronzo. Muori. Muori. Vieni anima. Attaccami. Bene. Adesso che dovevo fare io? Andare. Ah, ecco, adesso mi ricordo. Orco 2. Oh. Ah! Ah! Lo sapevo tanto io. Ero stato fin troppo bravo fino a quel momento. Questo. Niente, via. Ah! Usciamo. Usciamo in cerca di qualche nemico da battere. Vieni! Ehi Luca, ciao, come va? Spero tutto bene. Vieni da me. Oh, era ora. Oh, bene. Posso prendere un altro coso. Adesso esco e rientro di nuovo. Com'è andato questo weekend lungo, Luca? Tutto a posto? Sei stato bene? Ah, no. Dai, non andartene. Rimani con me. Si è ricordato quello che non ricordavi? Assolutamente no, Luca. Io speravo ci fossero le persone dell'ultima volta, ma c'è Simone e non se lo ricorda nemmeno lui. Io l'avevo detto di fare qualcosa, avevo detto facciamo questa cosa qui. E secondo... Boh, io sono un coglionazzo. Sì, vita che ho perso adesso. Vai, let's go, la Paola spacca. YOLO. No, no. Ah, porca puttana. Cazzo, io non voglio esplorare. Come cazzo faccio allora? Ah, ah. Ah. Wow. Tutto questo per il nulla cosmico. Sì, cazzo, il nulla cosmico. Non c'è niente. Voi avete capito quello che dovevo fare? Bisogna per arrampicarti sulle pareti quando l'hai visto. Esatto, infatti hai visto? Sono andato avanti nella vita, ma il problema è che adesso è... Forse dovevo rompere questo con quel signorino là. Senti, che me ne vado. Peccato, devo fare tutto all'indietro, adesso morirò mille volte. Guarda qui, guarda, come faccio?
Apri la mappa, facci vedere a che punto sei. Aspetta. Aspetta. No, questo non mi ammazza. Eccola la mappa. Ah, guarda, è uscita una cosa lì. Allora devo andare qua, devo andare. È uscita quella cosa cattiva, brutta e cattiva. Porca puttana, Diego. Ma che mi fa ricominciare da qui? Niente, vabbè. E così è andata, così è la vita, amici, così è la vita. Uno ci prova, ma non ci riesce. Ma tu sei stata la città delle lacrime, hai anche potenziato l'aculeo. Esatto, bravo. Bravo Luca. Alla città delle lacrime. Oh, non ci pensavo. Ah! Oh, è morto. Oh, chiappa questa. La potenza di un uomo che non deve chiedere mai. E che cazzo? E che cazzo? Adesso sai dove vado? Dove c'è sta quel segno? Che secondo me è lì che devo andare. Ah! Morì. Cazzo, ti ammazzo. Guardate, guardate che roba. Immagino si sta. Ah, ok, sembra la stessa cosa. Guardate con che miseria. Guardate che potenza. Ma cosa sono? The King? The King is here? Ah! E che cazzo, lo sapevo io tanto. Ma come mi ha acchiappato? Oh! Quel segno che pare si trova nel tempio con la porta bloccata agli emblemi. Ah! Ce l'aveva detto, infatti, me l'aveva detto pure. Ah, che beota! Ecco che forse mi dovevo ricordare quello. Bravo! Bravo Luca, bravo! Hai salvato la live! Da essere un'altra live noiosissima su un gioco in cui non mi so orientare. Bravo Luca! Ti vogliamo tutti bene. Tempio con la porta bloccata e gli emblemi dei tre sognatori. Ti ho solo risparmiato un viaggio a vuoto. Beh, ti pare niente. Adesso qui prendo l'anima e me ne vado. Porca. E poi me ne vado. Ciao. Tanto l'ho già esplorata sta parte qua sotto. Ora la mia domanda è: dove si può andare? Boia. Con la botta. Ah no, con la botta più il. Boh, andiamo verso l'alto, vediamo. Orca. Vediamo che c'è qui verso l'alto. Vai. Qualcosa ci starà. Orche, allora Diego, dillo. Fai schifo al cazzo. Dove sto andando? Vai. Buonasera, buonasera. Buonasera Carlotta, come va? Spero tutto bene. Come va? Come va? Cosa mi racconti di bello? Cosa hai fatto di bello a questa festa della resistenza?
È la festa della liberazione. Oh, dai. Aiuto. Ah! L'ho aspettato, sto un po' coglione io, eh. Sono morto di nuovo. Bravo Diego, bravo. Questi qui io non so proprio come fa per ammazzarli. Dico la verità. Dico la verità, non so come fa. No, no, no. Eccoci. Devo dire che sto gioco è proprio difficile. Ieri sono stata malissimo, oggi ho studiato, grandi giornate. Attenzione, giornate enormi, enormi direi. Ence pensa. E falo buono. Via. Zaccate. Belle giornate, Carlotta. Perché siete stati tutti malissimo ieri? Cioè, tu e Simone capisco perché siete stati malissimo insieme. Però la mia domanda non era perché siete. Cioè, la domanda era perché siete stati malissimo, nel senso. Non era un perché. Le cose esplosive ti conviene schivarli e basta. Sono troppo pericolosi. È vero. Ma infatti ci avevo pensato. Non so se possono servire a qualcosa. Me lo chiedo se possono servire a qualcosa. Comunque sono pericolosi perché ti levano il doppio della vita. Ah! Toh, guarda là. E dove la trovi una potenza del genere? Mi ha palesemente avvelenata con le piadine la sera prima. Ah, tipico di Simone. Tipico di Simone. È classico l'avvelenamento da parte di Simone. Lassù. È classicissimo. Per non dire proprio normale. Lo sai che quando è venuto qua su ha provato ad avvelenarmi con una aioio e peperoni? No. Con una carbonara. Penso la peggior carbonara mai cucinata. Forse se lo ricorda pure lui. Chissà, chiediamoglielo. Bene. Vai, l'ho piata lunga. Ah, sai che forse posso andare là? Però prima vado a prendere la cosa. L'ho piata un po' lunga. Vendi le candele con le torrette. Io ce l'ho quasi avvelenato una volta quando stiamo insieme. No, era un altro avvelenamento quello. Quello era un altro palese avvelenamento. Ah! Grande il mio scudino. Ah! Grande il mio scudo. Guarda là. Ovviamente è quello che sostiene lui, io nego tutto. Ehi, qui vedo che si parla male di me. Qui si parla male di me, vedo. Esattamente, Simone. Stavamo parlando dei tuoi numerosi
Tentativi di avvelenamento. Esatto, dei modi di... Oh no. È vero, non ricordavo questo. Sì, mi piace, questi soldoni. Esatto. Sei stato tu per primo a volerti sbarazzare di noi. Con la mitica carbonara. Non so se ti ricordi il tuo primo viaggio a Lucca. La mitica carbonara del tuo primo viaggio a Lucca, non so se te lo ricordi. Te lo ricordi, Simone? Eh? Ricordatelo, per favore, ricordatelo. Ah! Io lo sapevo, faccio danni. Cazzo è successo? La batteria quasi scarica. E questo proprio non me lo aspettavo. Un attimino solo, amici, un attimino solo. Devo andarmene a prendere la batteria, perché altrimenti qui è un problema. Chi sarà stato mai? Non si sente, Isa. Lo sanno tutti che sei stata tu. Ecco. Attaccato come nuovo. Scappa in fianco sta batteria. Scappa in fianco sta batteria scarica. Farà prima di io trovare la batteria e il PC a spegnersi. Sapevo dove si trovava la batteria. Anche se il mio PC ormai è super spento, cioè si spegne velocementissimamente. Allora, possiamo andare al canyon nebbioso oppure andare su, perché secondo me se andiamo su ci sta qualcosa. Vedi là a destra c'è qualcosa. Può essere che possiamo fare qualcosa. Io andrei là, vediamo. Naturalmente questa parte non poteva essere fatta senza gli urletti gay. Salsa, pomodoro, peperoncino e peperoni, cosa? Ma di cosa state parlando? Ah, ok. Stai parlando di cose di cui non riesco a capire. Però io solo che cuoto a mille la salsa, pomodoro, peperoncino e peperoni, che è veramente buona. Buona, buona. Un uomo. Porca. Oh, gliel'abbiamo fatta. Adesso qua potrei fare qualcosa? O forse no? Secondo me a sto punto qualcosa posso fare. Cugaz. Come cazzo faccio lì? Sta un modo secondo voi? E se io faccio così? Niente. Come faccio secondo voi? Non si può fare. Non si può fare. Che ne pensate, amici? Si può fare? No, impossibile. Impossibile, ho solo perso vite su vite.
Voglio, non voglio continuare a perdere vite. Qua c'è la cosa, quindi già mi vado a sedere in modo tale che sto a metà percorso di ritorno. Ecco, sediamoci. Per ora nulla da fare. Porca puttana. Ma tu guarda, andiamo già. Si può fare, ma è una tattica da speedrunner. Ah, ok. La mia non è, è tutto meno che una speedrunner. Considerato che la maggior parte delle volte sto facendo scrolling. Cioè, come si chiama? Strolling in giro per i posti di Hollow Knight. Ah! Sono più forte di prima. Sono ritornato, mother and father. Porca troia. Ok, qua si potrà fare qualcosa? Secondo voi? Vediamo. Vediamo se c'è qualche posto dove possiamo andare. Tipo la terra del riposo. Se poteva fare qualcosa, se potrà fare qualcosa adesso. Questo che è? Sono infilato sull'unico posto che è un buco. Prova ad andare al picco di cristallo. Dalle parti là. Bravo, bravo. Bravo, mi piace, mi piace. Aiuto. Aspetta, qui posso rompe. No. Sono ancora troppo scarso. Perché mi sa che al picco di cristallo non ci potevo andare. Perché praticamente era tutto buio. Però adesso non è più buio. Con due. Sti che si esplode. Allora, c'è una panchina là sopra. Io ci andrei dentro questa. Cazzo. Left. Di che sta parlando? Vai, dritto per dritto. Qua per esempio ci sarà un modo per romperla. Forse qui posso fare qualcosa? Potenza. Mamma mia. La potenza. Eccoci. Attenzione, un pezzo di maschera. Let's go. Tre pezzi di maschera su quattro. Sono fortissimo. Ciao Dio, vado a fare le cose tutte a casa di Simone. Ehi, ehi! Perché non mi avete aspettato, amici? Per fare le cose zozze? Eh? Brutti cattivoni? Poi, che potenza. Mi raccomando le protezioni. Esatto, Carlotta, diglielo. Diglielo Carlotta, la salute viene prima di ogni cosa. Let's go. Gli dico sempre, ma secondo me mica mi ascolta. Lo so che non ti ascolta, non lo so Carlotta. Purtroppo è così la vita. Parli, parli, nessuno ti ascolta. Allora, io adesso provo ad andare qua. Vediamo un po' che c'è. Voglio ammazzare tutte e due. Un colpo, due con un colpo. Mi sento rassicurata. (Ride)
questo scudo è straforte. Tranquilla Carlotta, indosserò il casco. Morti. Un altro. Aiuto. E che cazzo? Stavo per farlo con zero morti e invece no. Niente. Ci ho provato. Invece. Oh oh. Vediamo qua che c'è. Ah niente, no. Ho sbagliato. Non porto confessura. Niente, niente, via. Andiamo sopra, vediamo sopra quello che c'è. Ah! Ah! Spero non si erano i randi tutti, almeno. Vabbè, lasciamo sta. Un poco rinascono per forza, faccio talmente cacà. Oh, ma tipo lì non ci si può aggrappare, tipo qua invece sì. Vedi? Ah, solo dove sta? Quel sozzetto lì, non avevo capito. Vabbè. Via, continuiamo imperterriti nel nostro vagare. Strolling. In the name of strolling. Fortuna è il nostro scudo che fa quello che dobbiamo fare noi. Ma lo fa molto meglio. Adesso posso andare qua. Perché è scuro, ma non è più così scuro. Ah! Vedi qua, già posso andare adesso? Ma qua c'ero già andato poi. Mi ricordo che c'ero già andato io. Sì, sì, alla grande. Però adesso la cosa è meglio. Perché qui io posso praticamente andare su e giù come cazzo mi pare. Oh, forse questo è la naturale conseguenza di quello che c'era prima. Aspetta, perché non ho visto niente. Vai, è morto, perfetto, geniale. C'è nulla, non c'è. Ah! Posso andare giù, su e giù come mi pare, ma muoio. Io decido di morire. Vabbè, continuiamo così, arrivo, complimenti. Intanto mi faccio una bella giocata a Life is Strange 3. A proposito, io l'avevo iniziato Life is Strange. Poi sai che fine ha fatto? Nel dimenticatoio! Oh, bene. Ah, vedi, vedi. Che roba adesso. Che cazzo sta facendo? Hai capito adesso. Come faccio a andare? Facciamo così. Orca troia. Sparitissimo, puff. Esatto, sparitissimo. Ma ritornerà. Non è vero, probabilmente no, Life is Strange non ritornerà. Cioè, forse ritorna, ma tardi. Un giorno lontano. Un giorno di pioggia. Mamma mia la potenza! Porca puttana, c'ero quasi. Ah. Vabbè. Adesso mi sono distratto.
sto a distare troppo, eh. Mi sta distraendo troppo. Bello lì, sì, in un giorno. Life is Strange in un giorno di pioggia, esatto. Ci sta. Secondo me ci sta la grande. Eh sì, ti apro, amore. Sarò, sazzi, c'è pomodoro. Io comunque sto per... attenzione, di colpo Death Door. Boia. Mi si ammazzo. Niente, via. Mi si fa ammazzo. Porco due. Sto quasi per morire. Attenzione, perché secondo me sopra... ah! Mamma mia, che ansia. No, ero arrivato così avanti. Così avanti. Così bello era. Ritornerò. Risuscitò. Ah, si è andato. Suscito. Picco di cristallo, andiamo, andiamo. Andiamo verso picco di cristallo. E dai. Let's go. E siamo di nuovo a picco di cristallo, vai. No problema. Vediamo qui che c'è. Andiamo su. Tocca lasciare il tè a mia volta. Che Life is Strange copre la necessità di continuare a studiare. Va bene, va bene. Se mi lascerai per... se mi lasciai per continuare a studiare. Però se mi lasciai per Life is Strange. Cosa stai studiando, Carlotta? Raccontami, raccontami. Cosa stai studiando? Aspetta, perché là sotto giù? No, mai. Andiamo un attimo qua sotto, vediamo cosa c'è. Una panchina! Sì, cazzo, una panchina. Dammi la mia panchina. Dammela subito. Oh, e vai. Una bella panchinozza.
È quel che ci voleva. Mi hai detto cosa stai studiando? Te ne sei andata senza dirmi nulla. Se questo è il modo di trattare gli amici, vedi tu. Questo è il modo secondo te? Dammi i soldi! Dammi i soldi! Eccolo! E ci sono! Si ritorna verso l'alto! Dove avevamo lasciato la mia... la mia anima che si espande come la musica d'estate e la voglia assai mi prende. Porca puttana, porco, questi un cazzo in una maniera. Morti. Adesso dove ero andato io? Di qua o di là? Come si fa qui per vedere? Te lo dice? Io me lo ricordo. Sì, avevo fatto sta cosa. Stra difficile. E anche adesso ce la fa. Vai, tutto insieme! Tutto insieme! Ah, poteva andare a passare benissimo sta da parte. Lasciamo stare. Rotto il cazzo, eh? Dov'è la mia anima? Eccola. Sì, siamo insieme. Di nuovo. Amore mio. Bene così, bravo Diego. Ah, finalmente. Vieni qua, ascoltiamoci. Certo che la compro la mappa, ci mancherebbe altro. Qui non ci si può andare. Però si potrà andare là sopra sicuramente quando ci sarà un motivo per andarci. Ora continuiamo imperterriti in questo nuovo dungeon Hollow Knight. Ah! Sapevo io. Sì, si ricade. Sì, e vai! Un'altra panchinozzola. Oh cazzo. Oh cazzo. Chi lo sapeva questa cosa? Va bene. Io do il meglio di me. Oh cazzo, do il meglio di me. Aiuto! Devo dare il meglio di me, ma non l'ho dato. Dove sto? Beh, dai. Beh, guarda un po' quante cose si vedono, è così. Dove andiamo a prendere il coso? Andiamo a prendere il guardianozzo. E lo distruggiamo stavolta. Non devi permettere mai più.
qua mi posso attaccare qua. Let's go. Qua non serve che faccio questo, adesso me lo ricordo. Basta che faccio così perché ho aperto quest'altra parte. Ora attenzione perché qua c'è qualcosa che io non ho visto. Ah, questo, giusto. Chi se lo ricordava? Andiamo qua quello che c'è, va? Porca puttana. Ah, vabbè, sono un coglione. No. Via, basta. Non riprende l'anima, va. E niente, via. Ho perso tutti i soldi. Così, in un attimo. Mappa aggiornata, sta gippa di cazzo. Mappa aggiornata. Ho perso tutti i soldi. Che ci faccio con la mappa aggiornata? E vabbè. Questo è come doveva essere. È quello che doveva starci, fratelli. Purtroppo. È così. Fratelli, se ripiegherai i soldi, fratelli. Capito? Quindi con l'anima perdi anche i soldi, cioè è un... una strana cosa, no? Di vedere il mondo consumistico attuale. Oh, mi hai rotto il cazzo. Di questo gioco, che in questo gioco è incanalato, un cazzo si dice. Dove sta la mano? È come la viola. No, c'ero quasi. Arco 2. Sì, ho preso l'anima. L'anima degli mortacci tua. Sì. Col cazzo che lo faccio all'indietro. Col cazzone. Aprime sta cosa subito. Oh. Ah, che bellezza. La grande bellezza. Questo mondo è enorme da esplorare. È proprio enorme. No, no. No, no, addio, addio. Oh, ma che fai? Ma che fai Diego? Ma che fai? Ma che fai Diego? Mappa aggiornata un'altra volta. Gli amici, tocca ritornare su un'altra volta. A me sto posto, mi pare che l'avevamo visto, vero?
insieme. Può essere? Sì, sì, alla grandissima l'avevamo vista. E qua c'era quel pezzo che non riusciamo a far mai. Aiuto. Però adesso posso andare qua. Ah! Via. Basta, ma questo perché mi acchiappa sempre? Cioè, che c'ha? C'ha il piccone d'oro? Non mi acchiappa sempre? Che problema c'ha sto ragazzo? Ah, finalmente! Finalmente, direi! Questi si sono fermati, finalmente! Io direi anche un bel finalmente! Dov'è la mia anima? Anima. Eccola l'anima del pollice, mortacci tua. Qui dove si va? Nessuna parte. Cazzo faccio? Che cazzo di modo è? Sì, cazzo! Sì, porca troia! Cioè, questi dovrebbe valere un qualcosa eterno. Cioè, dovrebbe valere tipo la vita. Troppo, troppo difficili da battere. Sono cose difficili. Guarda, guarda che lassù non ci arrivo. Ah, qua. E qua niente, vabbè. Via, andiamo giù. Vediamo quello che c'è. Magari trovo qualcosa di carino qua sotto, eh. Arco 2, porco. E chi l'aveva visto questo? Tutto quello che possiamo. Ah, non si può andare. Vediamo che c'è qua, va, prima di tutto. Mi pare un po' più tranquillo. Ecco, vedi, mi tira sempre. E mi chiappa sempre. Sarò io che sono scarsissimo in questo gioco. Ah. Perché c'ha due mosse? E chi l'aveva capito che c'aveva due mosse questo? Io non l'avevo capito per niente. Che sta andando male la live? Non so, cosa sta andando male invece. Poi invece è sempre così.
Guarda là. Che tranquillità. Wow. Bravo Diego. Non mi immaginavo che riuscivo a fare questa cosa. Ah! Ah no, no. Bravo Diego, un coglione. Let's go. Let's go! E si fermano finalmente, si fermano. Oh, così ti voglio. Ferma, fermi, io. Fermi. Oh, guarda là quanto è belli fermi. Senza nulla. Oh, abbiamo liberato anche questo. E te pare niente, te pare. Adesso vado, sai dove vado? Qua. Da qua vado di là. Ah, che l'ho già fatta. E da di là vado di sopra. Mi siedo sulla panchina e sto a posto per un bel po' di tempo. Let's go. Cazzo, pariamo. Dov'è la panchina? Eccola. Ah. Ah. E giù, dietro, ok? Ma che madonna faccio? Dura qui, eh? È dura la solfa qui, eh? Ah, sono morto. Io, bello. Bello Diego, bravo così. Bravo così, bravo. C'è una panchina qua, vero? La vedo. La vedo. Boia. Sta brutto questo. Aspetta che qua c'è... Ah no, qua c'è il nemico numero uno. Sta all'odioso. Ecco, lo ammazzerò mai. Sono un biombo. Se non ripiglio un po' di vita non lo ammazzerò mai. Ecco, va, queste persone fanno un po' di vita. E vai. Un po' di vita, un po' di vita. Un po' di figa qua. Ah, che bel panorama, non trovi? Non sono affatto sorpreso che tu sia pervissuto ai pericoli di quelle scintillanti caverne. Ma è un'aura di forza, avresti un aspetto intimidatorio se non fossi così piccolo. Finito? Questo? Cioè io ho fatto tutto sto viaggio per sentirmi di questa cacata? Spero ci sia qualcos'altro. Lo spero per voi. Invece secondo me anche col cazzo non ci sta niente. Chiappa questo. Ah, questi fa.
qua sono giustamente. Questo lo ammazziamo, almeno c'era qualcosa. E let's go. Ah, guarda un po', non mi vedo per niente. Questa è la parte in cui si può andare. Ah, guarda come trovo, guarda. Come deve essere la vita, come deve essere. Là come ci si arriva? Non ci si arriva. Se da qua? No. Assolutamente no. Via, qua invece. Sì. Bravo Diego. Esatto, esatto. Qui c'è qualcosa che... Qua che c'è? Andiamo su, va, vediamo un po'. E come ci arrivo là? Dimmi che ci serve un doppio salto, forse. Forse a questo punto mi daranno un doppio salto. Ehi. Ehi, ehi. C'è qualcosa. Non mi convince sta musichetta. Porco due, porco. Questa musichetta a me non mi convince per niente. Ve lo dico, amici, questa musichetta a me mi convince zero. Porca puttana, Diego! Fallo per bene. E dai. Vabbè, lascia stare, Diego, non succede niente. Mori qui. Te lo metto. Meritata, sta morte è stata meritatissima. Ma perché? Ah, perché non mi ci sono seduto lassù. Ma tu guarda. Ma tu guarda. Doc rifà tutto. Cioè, Doc ha passato qua. Adesso è forse qua faccio prima. Thank you.
Ah, qua è dove stavamo prima. Aiuto! Vediamo un po' qua che c'è. No, qua non c'è onda. Toh, guarda con che facilità adesso. Adesso che è tutto aperto. Adesso che è tutto aperto è tutta un'altra cosa, guarda là. E ci sto, praticamente, ci sto. E infatti ci sto. E si va verso nuove avventure di nuovo. Continuiamo, imperterriti. Sperando che questa volta andrà un pochino meglio. Quando vado? Di via più vita. Porca puttana, porca. Diego. No. Beh, devo dire che sto fortunando, eh. Attenzione perché qua non c'è niente. Esamina. Perfetto. Hai acquistato cuore di cristallo. Tieni premuto LT mentre sei a terra o sei aggrappato a un muro per congiurare la forza. LT che ha. Rilascia per gettarti in avanti e librarti nell'aria. Wow. Ma che figata! Rifacciamolo. Se ciaone. E semplice così adesso, eh? Adesso è tutto più semplice. Adesso posso andare anche di là. Vabbè allora. E vabbè Diego. Un po' tu. Allora adesso. Che cazzo faccio? Come ho fatto a farlo? Non lo so. Vabbè, andiamo. Dove c'è sta lì il dominatore dell'aria? Come cazzo si chiama? Il dominatore del cristallo. Quello lì. E allora dillo. Mamma mia, che culo. Saccate. E allora dillo un'altra volta. Ok, si fa più scarso. È questo esatto. Vieni a averti visto, si è sbagliato per camminare, non c'è polvere perché non era qui.
Daria. Oppela. Oh. Una madosca. Calma. Vai almeno a vedere quello che cazzo c'ho. Vai. Vedi? Devo fare anche di meno. Vedi? E qui adesso? Così. Con una vita sola. Come facciamo? posso. Mentre sono aggrappato a un muro. E vabbè, va. Via! Non fa niente. Oh, per oggi è finita, ragazzi. Per oggi è finita. Ci siamo divertiti insieme. Ci vediamo domani alla stessa ora. Bella per tutti. Voi, persone che state con me. E ci rivediamo la prossima volta. E niente. Grazie a tutti per essere stati qui. Abbiamo tanto da fare la prossima volta. Qua a Picco di Cristallo, cioè domani. Ciao a tutti. Ciao amici. Ciao.